bentornati nel mio canale. Siamo arrivati oggi al settimo video dedicato al video tag 30 mesi di libri. Io ho già parlato di questo video tag, quindi ho già spiegato in che cosa consiste nel primo video che ho fatto. Vi lascio magari nelle schede tutti i video precedenti a questo, così insomma se qualcuno non conoscesse questo video tag può farsi un'idea e andare a vedere. La domanda di oggi è il libro che ti descrive di più. Devo dire che questa domanda mi ha messa veramente in crisi totalmente, perché in realtà io, pur avendo letto soprattutto ultimamente tanti libri, non ne ho mai trovato uno che in realtà mi descrive. Non ho mai trovato un personaggio che in qualche modo sentivo simile a me, non ho mai trovato un libro che nella sua storia, nel suo racconto, comunque riuscisse veramente a descrivermi. Anche perché io sono una persona abbastanza complessa, mi ritengo una persona dalle mille sfumature, quindi è abbastanza difficile trovare qualcosa di lineare come può essere un libro che mi descriva, in cui comunque io riesca a riconoscermi. E quindi ci ho riflettuto veramente tutto il mese. Poi mi è venuto in mente che c'è un libro che in realtà non si può dire che mi descrive, ma in qualche modo si avvicina molto, soprattutto in un aspetto particolare della mia vita. Si intitola L'esperienza del tempo. È stato scritto da Marie-Louise von Franz, che ha scritto una serie di libri molto belli, tutti legati al mondo delle fiabe, quindi al simbolismo della fiaba, alla mitologia. Insomma, a me è sempre piaciuta molto questa autrice, ha sempre scritto un sacco di cose molto interessanti. Il libro è questo, ve lo faccio vedere. C'è una brutta luce, quindi spero che lo vediate senza riflessi. Ed è un libretto piccolino che racchiude una serie di scritti, di teorie e di racconti, tutti riguardanti il tempo. Quindi il tempo inteso come semplicemente la durata di un evento, il tempo inteso addirittura come una divinità, il tempo inteso come un qualche cosa che può far paura perché ci ricorda continuamente che il nostro tempo non è illimitato, ma che prima o poi la nostra vita avrà una fine. Quindi, insomma, è un libro che contiene una serie di argomentazioni diverse, tutte riguardanti il tempo. Ed è un libretto, secondo me, carino e interessante. Ma arriviamo alla domanda: perché questo libro mi descrive? Non mi descrive tanto il contenuto del libro, ma piuttosto il titolo, L'esperienza del tempo. Perché io nella mia vita ho fatto diverse esperienze legate al tempo. C'è stato un momento quando avevo 20 anni in cui ho avuto veramente un sacco di tempo libero. Ne avevo talmente tanto che era quasi troppo, quindi mi ritrovavo spesso ad annoiarmi e a non sapere come impiegare il mio tempo, anche perché io a quell'età ero abbastanza appiattita, diciamo così, non ero molto motivata, facevo dei lavori saltuari, non studiavo, lavoravo veramente poco perché comunque mi chiamavano solo quando avevano bisogno. Io lavoravo in un call center che mi chiamava soltanto quando aveva un progetto particolare da affidarmi, quindi io non lavoravo tutti i giorni, ma lavoravo a chiamata e quindi spesso stavo dei mesi senza lavorare. E questo faceva sì che io avessi veramente tantissimo tempo, ma che non fossi comunque in grado poi di gestirlo e di occuparlo nel modo giusto. Quindi mi sono ritrovata in questa fase della mia vita ad avere tutto questo tempo libero che non sapevo come utilizzare. Poi, quando più o meno mi stavo avvicinando intorno ai 30 anni, avevo 28 anni. Mi sono iscritta all'università, quindi dopo tanti anni che non studiavo più ho deciso di prendere questa strada anche perché lavorativamente parlando non avevo combinato nulla, avevo solo trovato lavori saltuari, quindi ho deciso di investire su me stessa e di fare qualcosa che comunque potesse darmi soddisfazione. Mi sono iscritta all'università e mi sono ritrovata all'improvviso praticamente a non avere più tempo libero perché io all'università ci ho veramente dedicato quasi la vita, perché comunque studiavo sempre, frequentavo sempre, avevo già la mia casa perché io non abitavo più con i miei genitori.
Quindi mi dovevo occupare anche della casa e il risultato è stato che io mi sono ritrovata a gestire malissimo tutto il tempo che avevo perché alla fine non avevo più un secondo libero neanche per andare a farmi una passeggiata con mia madre. Quindi era veramente una cosa impensabile come lo stavo gestendo. Però io, siccome non ho capito neanche in quell'occasione che il tempo non si gestisce in questo modo. Anche dopo l'università, quando poi ho trovato lavoro, mi sono comunque buttata nel lavoro, negli approfondimenti, negli stage, nei corsi, nelle formazioni professionali, tutto quello che poteva esistere, mi ci sono buttata a capofitto e anche lì non avevo più veramente un secondo libero di tempo. Quindi, insomma, io diciamo che l'esperienza del tempo, per riprendere il titolo del libro, è veramente un qualcosa che davvero mi appartiene, perché io ho fatto esperienze di tempo diverse e soprattutto esperienze sbagliate di gestione del tempo, perché io, devo dire la verità, non sono mai stata capace, o meglio, io non mi sono mai sentita capace di gestire il tempo nel migliore dei modi. Adesso mi ritrovo in una fase invece in cui credo di aver raggiunto un equilibrio in questo senso. Perché io adesso sono in una fase in cui non sto lavorando fuori casa, sto lavorando a casa, nel senso che mi sto occupando di mettere in piedi una mia attività che riguarda il marketing, il web marketing, insomma, una serie di cose di questo genere, che comunque si svolge principalmente da internet e quindi ho più tempo perché comunque non devo uscire di casa per forza per andare a lavorare, ma posso farlo tranquillamente da casa mia e quindi riesco comunque un pochino di più a gestirmi il tempo. Riesco anche a tenere in piedi il canale, quindi a registrare i video, a editarli, a caricarli, insomma, a gestire tutto il mio tempo nel modo che comunque mi sembra più equilibrato per quella che è la mia vita di questo momento. Quindi devo dire che tutte le mie esperienze diverse che riguardano il tempo mi hanno portato poi finalmente a capire che il tempo si poteva gestire in modo più equilibrato, si poteva comunque occupare una parte del tempo per dedicarsi al lavoro, allo studio e anche una parte del tempo per dedicarsi a se stessi, cosa che io non sapevo assolutamente fare prima di pochi mesi fa, perché comunque sono pochi mesi che io mi sento più in equilibrio e mi sento comunque di avere più tempo a disposizione, mi sento più tranquilla, quindi insomma è una cosa abbastanza recente. Perché finalmente mi sento di poter dire dopo tanti anni di aver ripreso in mano il mio tempo e di riuscire comunque a gestirlo in un modo migliore. E quindi insomma l'esperienza del tempo mi appartiene, ha fatto parte della mia vita e quindi in conclusione diciamo che il libro che sicuramente descrive di più una parte di me, non sono tutta così, ovviamente non sono solo concentrata sul tempo, però comunque questo libro descrive una parte di me, una parte che è stata importante e quindi sicuramente la risposta alla domanda del tag di oggi è l'esperienza del tempo di Marie-Louise von Franz. Se non lo avete letto e vi interessa il tema del tempo, sicuramente questo è un libro carino e interessante. Io non vi so dire se si trova nuovo, perché è un libro molto vecchio, però credo che possiate trovarlo usato, quindi magari se vi interessa potete spulciare un po' la rete e sicuramente in qualche modo poi riuscite a reperirlo. Io mi fermo con questo video, vi mando un bacio, vi ringrazio se mi avete ascoltata fino a qui, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima, vi mando un bacio enorme.